Presenta il progetto L'arte si racconta, coordinato dalla professoressa Sabina Cerzoni. A questo video ha collaborato la professoressa Antonella Bartuso del liceo VS, che è l'insegnante di arte. Buongiorno a tutti, siamo le alunne capofila del progetto portato avanti dalle classi 4A indirizzo scientifico e 4B indirizzo scienze applicate del liceo VS di Imperia. Il fulcro del nostro progetto è il Museo del Presepe di Porto Maurizio, che è costituito da due sale ospitanti la Pinacoteca Civica e la sala con la bacheca destinata all'esposizione della collezione delle statuette del presepe di Anton Maria Maragliano. Finalità ultima del lavoro? Renderlo un ambiente digitale utilizzando la tecnologia dei QR code che permetteranno ai fruitori di scannerizzarli con il proprio telefono e ascoltare e leggere poi la descrizione dell'opera scelta. I QR code appunto avranno questo aspetto, non so se si vede. Abbiamo deciso di utilizzare questo strumento perché è accessibile da qualsiasi dispositivo, è una tecnologia facile e intuitiva, adattabile a qualsiasi tipo di museo, quindi dai più grandi ai celebri, ai più piccoli, e che può cambiare la propria esperienza museale a cui siamo abituati. Ora cedo la mano. Dietro l'elaborazione dei testi si cela un lungo lavoro di ricerca, in quanto a ogni componente della classe è stato assegnato un argomento specifico da approfondire o fonti iconografiche da reperire, utilizzando come fonti i siti ufficiali del Museo del Comune di Imperia o i documenti dell'Archivio di Stato e della Biblioteca Comunale, dell'Istituto di Studi Liguri e anche la consulenza di esperti. Dopo l'attività di ricerca il lavoro è continuato con l'elaborazione delle informazioni, suddividendole in 6 nuclei tematici, e i testi che sono stati elaborati dopo questo lavoro sono stati utilizzati per la realizzazione di audio,
che hanno dato una vera e propria voce agli ambienti e alle opere del museo. Per questo è poi stato creato un corrispondente QR code scannerizzabile dai visitatori. Every audio has also been translated to English to allow every international visitor to understand the descriptions. Nous avons traduit notre audio aussi en français pour permettre à tous les touristes français qui visitent les musées d'entendre les audioguides. Crediamo che soprattutto nella situazione attuale di emergenza Covid il nostro progetto possa essere utile per riorganizzare la realtà delle visite culturali, garantendo un distanziamento sociale adeguato in quanto si utilizzano i propri dispositivi e le proprie cuffie anziché le classiche audioguide. La realizzazione del progetto ha sicuramente migliorato la nostra capacità di ricerca e approfondimento di notizie e fonti, aiutandoci a incrementare le nostre competenze nel saper distinguere e rielaborare tutte le informazioni utili, abilità fondamentale anche nella vita di tutti i giorni, ad esempio per destreggiarsi fra le fake news del mondo virtuale. Infine, l'esperienza è stata importante anche dal punto di vista umano, grazie al lavoro di gruppo portato avanti, insegnandoci l'importanza della collaborazione. Grazie mille. Forget about me. Rain keeps falling, rain keeps falling down. Me. Call my name, welcome back. Rain keeps falling, rain keeps falling down, down, down. E poi vabbè, in questo momento particolare l'idea che possa venire a Imperia anche il turista straniero è di buon auspicio per questo brutto periodo, quindi dai, speriamo che ci portiate fortuna e bravissime.
Grazie mille. Grazie mille.